Ringrazio l'Accademia delle Scienze per l'invito e tutti voi per essere venuti qui. Io già un'altra volta feci il mercoledì dell'Accademia, ma adesso mi ricordo 10 anni fa, tutti lì, ed era una cosa meravigliosa perché era sul Sahara libico e quindi c'erano immagini stupende di paesaggi, di archeologia. Oggi vi preavviso che sarà una cosa un po' più tosta, insomma, speriamo bene. Secondo la tradizione storica cinese, il primo imperatore Qin Shi Huangdi, verso la fine del III secolo a.C., si rese memorabile per 2 grandi imprese. Costruì la Grande Muraglia e decretò la distruzione di tutti i libri e di tutti gli annali precedenti in modo che la storia iniziasse da lui. Anche chi come me non è pratico di storia cinese, però può aver letto le considerazioni che ne fece Borges, che commentava sentenziando che bruciare libri ed erigere fortificazioni è compito comune dei principi. Si potrebbe anche capovolgere il detto di Borges e dire che è occupazione costante dei regnanti distruggere le mura, quelle dei nemici, e scrivere le proprie imprese. Comunque la Grande Muraglia sta ancora lì, ci rimarrà per sempre, a fama imperatura del leggendario primo imperatore, ma oggi qui io voglio partire dall'altra questione assai meno nota, quella dell'azzeramento della memoria storica mediante la distruzione dei libri precedenti. Infatti, mezzo millennio prima di Huangdi, verso il 750 a.C., regnò a Babilonia un certo Nabunasir, che a dire il vero nessuno o quasi conosce e che non compare quasi mai nei manuali di storia mesopotamica, per non dire poi di quelli di storia generale. Forse qualche classicista ne ha incontrato il nome leggendo quel che ci resta delle Babilonia Cardi Berosso, lo storico babilonese di età ellenistica, che raccolse, scrivendo in greco, le tradizioni storiche del suo paese, dai mitici inizi fino ai giorni suoi. Berosso attribuisce a Nabunasir, che lui chiama Nabonassaros, 2 progetti. Il primo progetto era di azzerare la memoria storica del paese facendo distruggere tutte le iscrizioni anteriori a lui, per ripartire da zero con una nuova era, ed è infatti proprio con lui, col 747, che inizia il cosiddetto canone tolemaico della sequenza dinastica babilonese. Ora, se Nabunasir intendeva da un lato obliterare le vicende precedenti e dall'altro stabilire e potenziare le proprie, bisogna dire oggi, dopo quasi 3 millenni, che il suo disegno si è rivelato un completo fallimento. Delle sue proprie iscrizioni non ce n'è pervenuta neanche una, mentre di quelle dei re precedenti ne abbiamo in abbondanza migliaia, centinaia di migliaia recuperate dagli scavi archeologici. Sia regolari sia, ahimè, clandestini. Invece l'altro disegno di Nabonasir ebbe un dubbio successo. Dice dunque Berosso che è a partire da Nabonassaros che i Caldei registrarono esattamente i tempi dei moti degli astri. Ora, noi sappiamo che appunto sotto il suo regno ebbero inizio 2 serie testuali parallele, la serie delle cronache babilonesi e la serie dei cosiddetti diari astronomici. Di entrambe le serie abbiamo cospicui resti, come vedremo tra breve, ma è significativo che la prima tavoletta della serie delle cronache inizi proprio col regno di Nabunasir e che anche la più antica tavoletta dei diari si riferisca all'anno 746, il secondo anno di Nabunasir. La coincidenza dei due inizi e la notizia di Berosso rendono plausibile, direi scontato, attribuire al nostro Nabunasir un grande disegno, quello di far registrare gli eventi con esatta collocazione temporale
segno che difficilmente gli scribi e gli astronomi di corte avrebbero potuto decidere e condurre di propria iniziativa. Ovviamente saranno stati scribi e sacerdoti a suggerire al re il progetto, ma il re diede il necessario consenso ed impulso. Delle cronache che registrano i maggiori eventi dei vari regni succedutisi in Babilonia anno dopo anno, ci sono pervenute diverse tavolette che talvolta si pongono in prosecuzione l'una all'altra a formare una serie continua, talvolta invece sono come estratti isolati. La prima tavoletta è quella detta appunto cronaca di Nabonassi, che copre tutti i suoi anni dal 747 al 734 e prosegue poi con i suoi immediati successori. Ma la sequenza andrà avanti fino ad età ellenistica. L'ultima tavoletta conservata registra un anno di Seleuco III, l'anno 88 dell'era seleucide, cioè 225-24 a.C. Dunque più di mezzo millennio dall'inizio della serie del 747. Ovviamente, o purtroppo, diciamo, non tutte le tavolette ci sono pervenute, magari le avessi in tutte, ma comunque si tratta di un corpus consistente, impressionante. Poiché una tavoletta poteva contenere al massimo gli eventi di una decina di anni in media, le più antiche sono più succinte, le successive più dettagliate, possiamo immaginare con un po' di fantasia che la serie completa, disposta in bell'ordine in uno scaffale di biblioteca in età ellenistica, fosse composta da una cinquantina di tavolette. Niente di eccezionale per la dimensione, la serie dei presagi astrologici in umano in Lille è composta da 70 tavolette, la serie dei presagi ambientalistici in umano sumario è composta da 107 tavolette, la serie patoscopica Baruch anche contava circa 100 tavolette e così via. Ma è molto invece la durata plurisecolare dell'impegno di registrazione. Per dare un'idea della forma e dello stile delle cronache, vi leggo un paio di anni. Il primo è il 693. Se voi potete leggere, ditemelo, e io leggo solo un pezzetto e poi continuate da voi. Il primo anno di Nergal-Ushezib, il giorno 16 del mese di Tammuz, Nergal-Ushezib espugnò Nippur e la saccheggiò. Il primo giorno del mese di Tishri, l'esercito assirio entrò in Uruk, portò via gli ebrei, gli abitanti di Uruk, eccetera, eccetera. Cioè registra gli eventi di valenza politico-militare giorno per giorno, mese per mese, anno per anno. Per avere un esempio di un'età di un periodo più avanzato, vi leggo l'anno in cui Ciro di Persia entrò in Babilonia, conquistò Babilonia. Nel mese di Tishri, quando Ciro diede battaglia ad Opis sulla riva del Tigri contro l'esercito di Accada, cioè di Babilonia, le truppe babilonesi si ritirarono, Ciro saccheggiò e fece strage della gente, il 14 dello stesso mese Sippar venne conquistata senza combattere, il re di Babilonia fuggì e il giorno 16 Ubaru, il governatore di Guti, cioè dei persiani, l'esercito di Tiro entrarono a Babilonia, eccetera, eccetera. Gli eventi registrati nelle cronache, datati per mese e giorno, sono dunque eventi di rilevanza politico-militare che riguardano giorni selezionati, pochi giorni per ogni anno. Invece i diari registrano le osservazioni sistematiche delle posizioni astrali che venivano eseguite ogni giorno, o meglio dire ogni notte, dai sacerdoti astrologi a Babilonia, a cura sotto la responsabilità dell'assemblea dell'Esagila. L'Esagila era il tempio principale di Babilonia, il tempio di Marduk. Dunque, in linea di principio c'è una registrazione per ogni giorno e la serie completa doveva essere davvero colossale. I diari registravano sistematicamente, ma bisogna dire che ci sono molte lacune e omissioni, a parte quelle giustificate esplicitamente dicendo che il cielo era nuvolo e quindi non si è visto niente, registrava
e sistematicamente le posizioni degli astri, della Luna, dei pianeti, le levate liache delle varie costellazioni, solstizi, equinozi, meteoriti e comete. Registrava i fenomeni meteorologici, piogge, nuvole, nebbia, lampi e tuoni, arcobaleni, aloni intorno ai pianeti, eccetera. Poi registrava mensilmente il livello dell'Eufrate a Babilonia, e sempre mensilmente il livello dei prezzi delle principali derrate, orzo, lana, datteri, sesamo, nel mercato di Babilonia. Registrava anche dati della vita umana corrente, cioè eventi politici o militari, o anche semplici curiosità dotate di potenziale valore predittivo, come poi vedremo. Gli eventi umani riguardano la città di Babilonia, dove si effettuavano le registrazioni, ed erano citati assai poco sistematicamente, solo se c'è qualche cosa di strano, di inusuale. Anche per i diari abbiamo, non è molto attraente questa slide, ma insomma abbiamo la serie completa, non abbiamo la serie completa, che qui viene da dire magari l'avessimo, solo tavolette isolate che vanno comunque a costituire un complesso ingentissimo. Tavolette sia appartenenti alla serie vera e propria, sia estratti di vario genere, di vario scopo, conseguenze di pochi giorni, ma anche fino a vari mesi. Tutto il materiale, ecco lo vedete citato qua, è ora disponibile nella meritoria accurata edizione di Sachs e Runge pubblicata dall'Accademia di Vienna. Quel che ci è pervenuto è opera di copiatura e ricopiatura nel corso dei secoli, e così è statisticamente inevitabile che i periodi più antichi siano meno rappresentati dei più recenti. Per i primi due secoli si hanno frammenti di alcuni anni, poi man mano si infettiscono, e comunque estratti derivati dalla serie iniziano, come dicevo prima, già nel 746 all'inizio del regno di Nabonassi. La serie va avanti anch'essa fino all'età ellenistica inoltrata. L'ultimo frammento riguarda l'anno 60-59 avanti Cristo. Dunque il progetto di Nabonassi andò avanti per 700 anni. Anche per i diari vi leggo qualche estratto per darvi un'idea dello stile. Le osservazioni propriamente astronomiche richiederebbero competenze specifiche per essere comprese, competenze che io non ho e non potrò mai avere, perciò mi affido a quello che dicono gli specialisti, cioè l'identificazione delle varie stelle, costellazioni e quant'altro. Comunque, col passare dei secoli, oltre ad avere più numerose informazioni, maggiori frammenti, tavolette, le registrazioni stesse diventano più precise e dettagliate di quanto non fossero all'inizio. Questo è un punto che andrebbe approfondito. Come l'astronomia greca cresce per consapevolezza e messa a punto di teorie e di conoscenze sempre più precise, da Empedocle a Eudosso a Iparco, tanto per esemplificare, c'è una bella differenza, così anche in Babilonia, tra le registrazioni del VI e V secolo e quelle del III secolo, si notano cambiamenti e incrementi negli elementi stessi che sono oggetto di registrazione e nelle procedure di misurazione. Quindi vi cito due passi, il primo più antico e il secondo recente. Per dare un'idea dell'età persiana, diciamo il 418, dice: mese secondo, notte del giorno 7, la luna era due terzi di cubito di fronte a Marte, la luna essendo un po' più in alto verso nord. Notte del giorno 9, Marte era 4 cubiti al di sotto della stella Terra del Leone, eccetera, eccetera. Vedete, cosa abbastanza approssimativa. Il passo successivo, che è il 255 avanti Cristo, dice: notte del 19, prima parte della notte, la luna venne vicino al lato sinistro della stella inferiore del Capricorno. L'ultima parte della notte la luna stava tre pollici oltre la stella inferiore del corno del Capricorno, eccetera, eccetera. Vedete? Poi vedete notte del 23, nuvolo, vuol dire niente, notte del 23, molto nuvolo, e non se ne parla poco. Quanto alle registrazioni dei prezzi, sono di questo genere. In quel mese, primo mese del 255,
l'equivalenza per un siclo d'argento è, cioè con un siclo d'argento si poteva avere 4 sutu di oro, cioè circa 40 litri, un pano rotti di datteri, un curro rotti di mostarda, 3 sutu di cresciole, 3 sutu di rosa, 4 mine, cioè circa 2 kg di lana, cose del genere. Per gli eventi strani, inusuali, si hanno registrazioni di episodi di rilevanza storica importante oppure semplice curiosità. Eventi importanti, vi leggo ovviamente l'arrivo di Alessandro Magno a Babilonia, purtroppo è rotto, ma insomma era registrato in maniera abbastanza circostanziata. Il giorno 11 di quel mese, era il sesto mese, il panico si diffuse nel mondo di fronte al re. E poi sono delle rotture, il giorno 24 di mattina, il re dell'universo, i due eserciti combatterono l'uno contro l'altro, le truppe dei persiani subirono una pesante sconfitta, le truppe del re lo abbandonarono e si tornarono alle loro città, fuggirono in paese, fuggirono in Iran. Giorno 11 del settimo mese a Sippar si comunicò un ordine di Alessandro che diceva: io non entrerò nelle vostre case, eccetera. Insomma, è una cosa abbastanza dettagliata e storicamente rilevante, ma poi si registrano anche altre cose che... la vecchiaia. Ecco, cose di questo genere. In quel mese una volpe apparve sulla strada principale della città. Oppure in quel mese, il giorno 26, un lupo entrò a Borsippa e sbranò due cani e poi venne ucciso, eccetera. Oppure parti abnormi, il giorno 7, eccetera, eccetera, una pecora partorì un agnellino che non aveva la mascella inferiore, il giorno 24 nacque un uccellino che aveva 3 zampette, cose del genere, vengono registrate, adesso poi vedremo perché. E queste annotazioni di eventi occasionali ma dotati di un valore di omina, vedremo poi, sono presenti in età neobabilonesi, si fanno più rare in età persiana e scompaiono del tutto in età ellenistica. Veniamo a una valutazione generale delle due serie. Innanzitutto è evidente che la serie dei diari deriva da osservazioni di prima mano compiute, cioè, come ho detto, notte dopo notte, dai sacerdoti delle Sagira, della parte astrale, o da informazioni raccolte quotidianamente. Invece la serie delle cronache è come un progetto secondario derivato dal primo che estrae gli eventi di un qualche interesse. Si badi bene però, non si tratta di una semplice estrazione di notizie passate dai diari alle cronache, perché la fraseologia è diversa e perché le cronache, a differenza dei diari, registrano eventi verificatesi nel regno di Babilonia ma anche fuori dalla città di Babilonia, mentre i diari riguardano solo la città di Babilonia. Ma è la datazione a mese e giorno che inserisce anche le cronache nell'ottica propria dei diari, cioè nell'ottica di ancorare strettamente gli eventi ad una loro precisa collocazione temporale. Dunque direi che anche se non si tratta di una derivazione diretta, però le due serie si ispirano a una stessa filosofia, tra virgolette, rientrano in una stessa concezione. Qui, per farla breve, ometto di ricordare che c'erano cronache precedenti, ma che io chiamo pseudo-cronache, che non hanno nulla a che fare con questo tipo di cronache. Dunque, la decisione di promuovere la registrazione quotidiana, sistematica dei dati astronomici può essere considerata come il primo grande progetto di ricerca scientifica di dimensione allora senza precedenti, sia per la durata, più di mezzo millennio, sia per la portata concettuale. Tenuto conto delle ben diverse disponibilità di mezzi e di strumenti, penso lo si potrebbe paragonare al modello
progetto Genoma, che ha visto scienziati e laboratori di tutto il mondo impegnati a ricostruire il DNA umano con costi favolosi. Ma dicevo della portata concettuale. Evidentemente le registrazioni quotidiane dei fenomeni astronomici intendevano acquisire una base documentaria idonea a stabilire la ricorrenza e il collegamento eventuale con altri fatti. Dunque, come è stato detto da David Brown, che vedete citato qui, e da altri studiosi, il progetto di Nabunassi segna il passaggio dall'astrologia all'astronomia e va considerato un evento davvero epocale nella storia della scienza. Nella cultura tradizionale babilonese, i fenomeni astronomici e gli eventi umani erano accumulati dall'uso di entrambi a scopo conoscitivo. Per usare le parole di un manuale babilonese per esorcisti, i segni terrestri, come quelli celesti, ci forniscono indicazioni. Cielo e terra, entrambi producono portenti, ognuno di per sé, però non sono estranei. Cielo e terra sono interconnessi. Un segno che in cielo è di malaugurio lo è anche in terra. Un segno che in terra è di malaugurio lo è anche in cielo. In un mondo che si riteneva essere tutto coerente e interconnesso tra i suoi più vari livelli ed aspetti, e in ultima analisi tutto dipendente dal volere divino, si poteva indicare un aspetto conoscibile per avere accesso agli aspetti inconoscibili, come il futuro e il volere divino. Si usava di tutto. Presagi spontanei, cosiddetti, e presagi tecnicamente provocati. Fenomeni astronomici, fenomeni atmosferici, i sogni, le nascite abnormi, gli eventi della vita quotidiana, la forma delle abitazioni, l'analisi del fegato e dell'interiore delle vittime, la fisionomia delle persone, la forma delle macchie dell'olio versato nell'acqua, la forma del fumo dell'incenso che si alza verso il cielo. Ogni segno era un momento comunicativo tra il mondo degli dèi che producono gli eventi fortunati o sfortunati e il mondo degli uomini che li subiscono. Dunque i segni vengono recepiti o addirittura prodotti al fine di prevedere il futuro e, se possibile, di stornarne la disgrazia mediante rituali apotropaici. Ma se invece si dimostra che innovazione di Nabunassi, se si dimostra che le posizioni astrali e gli eventi astrali, per esempio le eclissi di Sole e di Luna, hanno ricorrenze fisse all'interno di un sistema chiuso e ciclico, allora la volontà divina non c'entra nulla. Il valore positivo o negativo dei segni è insussistente. E insomma, gli uomini dovranno assegnare le loro fortune e le loro disgrazie ai loro stessi comportamenti o alle interazioni politiche, socio-economiche o altre. Dunque, dicevo, sinteticamente l'astrologia diventa astronomia. Tutto questo è corretto, giusto e corretto, ma non è tutto. In effetti, Diari, pur dedicando il massimo spazio e la massima attenzione e precisione a registrare le posizioni astrali, però aggiungono dell'altro, abbiamo già detto, fenomeni meteorologici, livello del fiume, livello dei prezzi e gli eventi della vita quotidiana. Ora, se la registrazione sistematica delle posizioni astrali mirava a stabilirne la ciclicità e dunque la prevedibilità, allora anche la registrazione dei fatti umani intendeva indagare la connessione tra segni ed eventi. Intendeva dunque o controllare il rapporto eventuale, ipotetico, tra il sistema astronomico e i fatti della vita umana, o la ciclicità di questi ultimi, e di conseguenza estendere la spiegazione scientifica, tra virgolette, anche ai fatti umani. Rendere prevedibile il futuro non più in base a tecniche divinatorie, ma in base allo svelamento di un meccanismo globale coerente. Si noti che le serie mantiche tradizionali erano redatte secondo lo schema protasi-apodosi. Se
Allora, se si osserva il tal segno vuol dire che succederà il tale evento. Invece i diari registrano solo i segni, non intendono avanzare previsione alcuna su quello che dovrà accadere. Il rapporto tra i segni della vita quotidiana e le tradizionali tecniche divinatorie è abbastanza palese. Prendiamo ad esempio la notazione: una pecora partorì un agnellino senza mascella, come avvenne a Babilonia il giorno 6 del mese 12 del 418 a.C. Per noi si tratta di un fatto del tutto insignificante, influente sulla vita umana, ma per i mesopotamici era un segno pregnante di valore indicativo. C'era un'intera serie detta Shumaiz, forse un feto, di presagi basati sulle nascite deformi. Un'intera tavoletta, la quinta tavoletta della serie, è dedicata alle pecore. E si trovano presagi come questi: se una pecora partorisce un capretto, distruzione del paese, il regno del re finirà, il figlio di una vedova prenderà il trono, pure ci sarà una pestilenza, eccetera. Vedete altre previsioni del genere. E quanto alle mascelle, se un feto non ha la mascella destra, il nemico conquisterà una città importante, se non ha la mascella inferiore è torta, i giorni del principe finiranno, se non ha la mascella inferiore i giorni finiranno, le truppe non so che cosa, la terra sarà desolata, la sua potenza sarà diminuita, ci sarà una carestia, insomma, va di protezione. Facciamo un altro esempio. Vi ricordate, un lupo entrò a Borsippa e uccise due cani, ma non la scampò, venne ucciso anche lui. Anche accadimenti di questo tipo erano considerati segni pregnanti. Anzi, c'era una serie apposita, detta Shumalu, dunque più di 100 tavolette. La tavoletta numero 44 è dedicata ad apparizioni di animali in città. E c'è persino una pseudo cronaca babilonese, che gli studiosi chiamano la cronaca religiosa, soprattutto interessata alle interruzioni della celebrazione del Capodanno babilonese, che ripetutamente segnala la presenza di animali selvatici in città. No, nel mese di Tammuz, al tramonto, un lupo dormiva in città e lo uccisero. 25 di Tisci, una pantera viva galleggiava nel fiume, la uccisero e la portarono a Rio, eccetera, eccetera. Dunque, simili eventi ominosi erano ricordati già prima di Nabonasi, ma mancava la sistematicità e la connessione con le posizioni astrali. Perciò, dal collegamento con la sciatura imminente era del tutto arbitrario, noi diremmo. Comunque non c'è dubbio che il ragionamento razionale sia emerso molto faticosamente proprio dalla pratica dei presagi. Lo stesso per le previsioni del tempo, adesso questo non vedo che risparmio. Cioè, se tuona cosa significa, se piove cosa significa. Nel grande campo della medicina è ben noto come l'utilizzazione dei segni di natura eterogenea si affiancasse anche alla ricerca di sintomi propri. E come i rimedi di tipo magico se ne affiancassero anche di tipo tecnico. C'erano anzi due diversi specialisti, lassù prevalentemente dotato di competenze fisiologiche e farmaceutiche, quindi diceva che uno ha tale sintomo, diamo di questa medicina, ma l'altro, l'ascipo, dotato di competenze esorcistiche. In pratica le diagnosi mediche potevano essere formulate dunque sia in base a sintomi di carattere propriamente fisiologico, se ha caldo alla testa, la punta del naso, le mani e i piedi sono freddi, vuol dire che ha preso la febbre di montagna, no? Sia invece in base a indizi, questo di soldi però, risparmio. Ecco, indizi che noi diciamo non c'entrano nulla, cioè qua
come dire, quando un ascito, cioè un medico del tipo esorcista, sta andando alla casa del malato, se per strada vede un coccio conficcato per terra, il malato non dovrà preoccuparsi. Se la porta della casa dove il malato giace cigola, il malato morirà. Se vede un maiale nero, il malato morrà. Se invece vede un malato bianco, un maiale bianco, il malato guarirà. E così via. Lo stesso per i soldi, no? Per il risparmio, anche se è divertente. No, non è, ve li dico, ma... Ecco, qui vedete un sogno, cioè un rimedio psicologico, diciamo, se un uomo ha fatto un brutto sogno, per evitarne le conseguenze dovrà dire a se stesso, prima ancora di poggiare i piedi per terra, dovrà dire il sogno che ho fatto è buono, buono, buono. E così si farà da sé un presagio positivo e il brutto sogno non lo coinvolgerà. Oppure c'è un rimedio magico, quello che vedete qui. Se un uomo ha fatto un brutto sogno, dovrà prendere una zolla di fango, spalmarsela su tutto il corpo e dovrà dire: zolla, nella tua sostanza si è fusa la mia sostanza, nella mia sostanza si è fusa la tua. Poi dovrà raccontare i sogni che ha fatto e dirà: come io getto via te, zolla, dentro l'acqua e tu ti sciogli e ti disintegri, così anche il male di tutti i sogni che ho fatto se ne andrà, si scioglierà. Quindi rimedi, in questo caso psicologici, e rimedi magici. Ma in tutto questo oscillare tra magia e razionalità che caratterizza il corso della civiltà neo-babilonese, bisogna ricordare anche un altro testo che, pur nella sua limitatezza, mi pare possa affiancarsi all'enorme, grande progetto di Nabonassar, segnando la fuoriuscita dall'interconnessione di livelli e segni per affrontare invece la via della coerenza. Si tratta in questo caso di un testo breve, non è parte di una serie, è una tavoletta sola, databile intorno al 700 avanti Cristo, diciamo, quindi mezzo secolo dopo Nabonassar, e sotto la forma dello stile del linguaggio dei presagi. Però invece di connettere dei segni con delle predizioni, connette delle cause con delle conseguenze coerenti. È diretto ad un re babilonese o forse assiro che dominava Babilonia, che viene diffidato da praticare abusi, politiche fiscali troppo dure, non rispettose delle dei tradizionali privilegi delle città sante babilonesi, e quindi dice: se un re non bada alla giustizia, il suo popolo verrà gettato nel caos, il suo paese sarà devastato e così via. No? Se i cittadini di Nippur vengono condotti a giudizio davanti a lui, ma lui accetta un regalo e ingiustamente li condanna, e lì il Signore delle Terre, che è il Dio di Nippur, porterà un esercito straniero contro di lui a fare strage delle sue truppe. E così via. E così via. Ho detto cause e non segni perché l'ambito concettuale è lo stesso delle conseguenze. Un comportamento politico causa un esito politico. Ora, certamente è nella Grecia arcaica che il processo di fuoriuscita dal pensiero magico e la strada verso la razionalità, in senso filosofico e scientifico, raggiungerà formulazioni e livelli più consapevoli e destinati a sviluppi definitivi. Però quei processi erano in corso in vario modo, magari a livello più empirico che non teorico, anche nell'ambito babilonese dell'epoca. Si ricordi che con Nabonassar, prima metà dell'VIII secolo, siamo un secolo buono prima dei presocratici, ma ci sono due differenze importanti, spesso sorvolate nelle sintesi di storia della scienza. La prima differenza è che nella Grecia arcaica filosofi e scienziati si pongono domande sul meccanismo dei fenomeni, perché c'è un'eclissi. Invece gli scribi, i sacerdoti babilonesi si pongono domande sugli effetti di quei fenomeni sulla vita umana, cioè se c'è un'eclissi che mi succederà?
La seconda differenza, però, è che in Grecia i primi filosofi e scienziati emergono come dal nulla, come un'azione improvvisa, quasi senza un contesto adeguato, perché prima del VI secolo la documentazione scritta quasi del tutto manchevole, a parte insomma, la tradizione dei poemi epici e le notizie che abbiamo sui presocratici sono tutte di seconda o terza mano. Invece nella Babilonia l'emergere del pensiero, faticoso emergere del pensiero razionale si può seguire non proprio passo passo, ma per grandi linee anche sullo sfondo di migliaia di testi, tutti di prima mano, e dunque se ne vede il procedere faticoso, con contraddizioni, con incertezze, con la rielaborazione dei saperi tradizionali, dunque non come un miracolo, ma come una storia. Per concludere, il grande progetto avviato da Rabunasi di ricondurre il corso degli eventi ad una ciclicità ripetitiva era destinato a conseguire esiti positivi in campo astronomico, ma ovviamente esiti negativi nel campo degli eventi umani. Il mondo fisico funziona come un meccanismo di orologeria, ma i comportamenti umani sono assai più imprevedibili. Oggi lo sappiamo bene come qualche cosa di ovvio, ma allora si ritenne necessario cercare di dimostrarlo sperimentalmente. Grazie.